Ciao piccoli scarafaggi, bentornati in questo nuovo video. È proprio vero ragazzi, quando provi una cuffia non puoi fare più a meno di provarne altre. Sigla! Sigla, ma vaffanculo, vai. It's been a hard day's night. Ok, farò un piccolo unboxing per voi. Sennheiser HD650, chi ha visto il precedente video? Avete visto che avevo un'incertezza, no? Fra le Beyerdynamic DT880 Pro e queste Sennheiser. E siccome non mi si era tolto il dubbio, ho deciso di provarle. Poi farò un test e vi dirò la mia sensazione, ok? Che non è quella di un esperto audiofilo, ma di un musicista, di un cantautore. Vi dirò come mi trovo con queste cuffie e che differenza sento rispetto alle Beyerdynamic, alle Beyerdynamic. Visto che più volte ho cercato in giro queste differenze e non le trovavo, ve le dico io. Prima però iscriviti al canale, schiaccia la campanellina, metti un like, commenta, fai qualche cosa, fai quello che ti pare, ma entra a far parte del gruppo dei piccoli scarafaggi. Come on baby! Ok. Che goduria! Certo però quando scarti una cosa nuova non è mai farlo veramente da solo. Addolorata! Cioè, gli unboxing più brutti del web credo di averli fatti io, ragazzi. Peggio dei film di Nicolas Cage. Vaffanculo, va. Ok, mazza come sono leggere, oh. Proprio leggerissime, ragazzi. Carta. 1, 2, 3. Leggerissime rispetto alle Beyerdynamic. Cavo molto lungo che non guasta mai, sinceramente. Adattatore da jack a mini jack. Ta 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 ta. Beh, esteticamente molto belle, eh? Ah, che sensazione! Godo come un riccio. Trasparenti, vedete? Questo movimento. Doppio attacco. Non lo tiro, mi faccio i cazzi miei. Pacchetto è essenziale, ma è quello che deve essere. E quindi le vado a provare. Ci siamo? Cadimete in culo, eh. Verifichiamo. Sono più leggere rispetto alle DT880 Pro. La grandezza mi sembra comunque uguale, però queste sono un pochino più leggere. Proprio la parte questa della cuffia. Questo è un materiale un po' più pesante. Sono un pochino più robuste. Queste sono, mi dà l'idea che sono molto più delicate. Mi piacciono, eh? Ok, non è un paragone per dire queste altre mi piacciono di più. Mettiamocele in testa, vediamo un po'. Ok, diciamo che la sensazione stringono un pochino di più rispetto alle 880. Non è che mi faccia tanto piacere. Le 880 hanno il cerchio un pochino più grande il diametro e quindi stava ancora un po' più comodo sulle orecchie, però è la qualità anche quella che conta. Ovviamente anche la praticità. Comunque non è che sono scomode, eh. Ora me le ascolto un po', ragazzi. Faccio un po' di test con le mie solite canzoni di riferimento e poi vi dirò un'impressione fra l'una e l'altra. Ovviamente anche queste hanno un'impedenza molto alta di 300 ohm e dovrebbero necessitare di un amplificatore per cuffie per poterle sentire. Io le attacco alla mia scheda audio Apollo e ho visto che ad esempio con le DT880 Pro non ho avuto problemi sinceramente di volume, riuscivo a sentire bene e quindi non ho sentito la necessità di metterci un amplificatore per cuffie, anche perché ne avevo preso uno della Behringer. E sinceramente non avevo notato benefici, non ho notato un cazzo sinceramente, quindi l'ho rimandato indietro e mi sono ripreso i miei soldini. Ovviamente penso che su schede audio meno costose o comunque su cellulari eccetera, queste cuffie non possono andare bene e comunque sono prettamente usate per studi di registrazione. Ci sono anche cuffie a bassa impedenza che hanno una qualità audio eccezionale, non è che
che quelle che hanno l'impedenza alta si hanno la polarità buona e le altre no. Questo è quanto, da quello che ho capito e che ho studiato in genere. Quindi vediamo ora queste come si comportano senza amplificatore per cuffia con la mia scheda Apollo e me le ascolto un po' e vi faccio sapere. E io ti do una collezione di schiaffi se non mi dici la verità. Ok, considerazioni. Ovviamente ci devo prendere la mano, ci devo lavorare per giorni e capire. Le DT880 Pro sono più frizzanti, hanno quell'arcing. Avete presente quando date, boh, forse quando alzate proprio le frequenze, quelle più alte, un pochino più fastidiose sono. Queste mi danno l'idea di essere più bilanciate, quindi sento un pochino più le basse e hanno meno quella particolarità, che non so se possa essere un difetto o meno, perché magari quando ti metti quelle, se tu stai facendo un mix troppo frizzante, troppo fastidioso, lo senti subito perché sono molto fastidiose quelle cuffie, quindi tu tendi a farlo un pochino, a controllare bene quegli aspetti. Mentre qui, sentendosi di meno, ovviamente potresti eccedere sotto quell'aspetto. Ora non so dirvi quale sia giusto, ragazzi, io non lo so, forse poi bisogna, siccome con quelle comunque ho fatto qualche lavoro, adesso quando lavorerò con queste poi capirò magari dove io con quali cuffie ottengo risultati migliori. Quindi poi alla fine della giostra, forse quello che mi sento di dire è che è giusto che uno provi più cuffie per capire quelle con cui si trova meglio, per capire come funzionano, per capire anche le differenze che vengono spiegate da altri su altri video, dove vanno un pochino più nel dettaglio e quindi capire anche quello che possono dire. Però sinceramente poi spetta sempre a voi, alle vostre orecchie, fare la scelta migliore, perché se queste che costano 200 euro di più poi comunque ti portano a fare un lavoro di una qualità inferiore, allora è meglio avere quelle, perché tu sai che con quel tipo di ascolto, lavori in un certo modo, ottieni dei risultati migliori. Quindi a questo punto non conta neanche più quello che si spende forse per questi aspetti. Mi lascia perplessa la cosa, perché all'inizio, quando ho provato le DT880 Pro, non ero molto contento di quell'aspetto così frizzante, perché sentivo subito che mi dava fastidio. Lavorandoci un po', però, ho capito subito quando stavo eccedendo su quelle frequenze e quindi mi sono un po' ricorretto. Ora queste sono ritornate e, diciamo, complessivamente mi piace di più il suono, è molto più piacevole ascoltarle con questo, sento che c'è un equilibrio maggiore. Quelle erano proprio, te le devi mettere per fare quelle correzioni e poi basta, dopo un po' non le sopportavo magari. E niente, fatemi sapere se qualcuno capita in questo video, se sa dirmi qualche cosa di più, se sa dare qualche spiegazione. Beh, mi fanno un certo tipo di effetto, eh? Mi piacciono molto, anche portarle non sono fastidiose, anche all'ascolto mi piacciono di più. Però poi la domanda è meglio ascoltare peggio per poter fare un lavoro migliore, oppure già ascoltare bene e pensare di aver fatto un lavoro fatto bene e poi in realtà è una cacata? Ovviamente parliamo sempre di cuffie che hanno un ascolto lineare e comunque anche queste, cioè, non ti danno mai quella sensazione, che ne so, io ho avuto delle Beats per esempio, no, che pompano nei bassi, sono cristalline, allora lì ti senti proprio questa musica così che ti gasa. Ovviamente né queste né le DT880 Pro hanno questo tipo di ascolto, quindi stiamo parlando sempre di ascolti lineari e puliti, ok? Quindi non sono enfatizzati in alcune frequenze. Comunque è sempre questo il tipo di ascolto, infatti non è che sono poi tanto differenti, è solo che quelle sento quel tipo di asprezza in più che ti può portare a controllare quelle, forse un po' troppa magari, perché poi in realtà potrebbe anche essere che quel tipo di asprezza non c'è veramente nel mix che tu stai facendo e quindi vai a incupirlo, perché in realtà lì lo senti molto aspro e non ce n'è bisogno. Perciò forse anche quel tipo di esagerazione potrebbe rivelarsi un
contro e non un pro. Ci lavorerò un po' e vediamo quello che dicono. Ovviamente sì, mi piace. Ragazzi, ad esempio questa canzone di Eminem sul libro di mixing che stavo studiando diceva che era un riferimento per lui perché era troppo esagerata nelle basse frequenze. Sentendola con queste cuffie, ad esempio, nonostante queste siano più aspre, e ci sento di più anche le basse che sono fastidiose, anche se queste le sento più calde. Però nonostante tutto qui ci sento proprio che il basso con le frequenze stanno un po' esagerando. Ovviamente prendo per vero quello che ha detto lui riguardo questo mix, ma qui lo percepisco. Perciò allora in questo caso che dovrei dire? Che queste forse sono più affidabili? È un problema, mi piacciono più queste come si sentono, però qui forse posso percepire di più gli errori. Questa è una cosa che sicuramente solo il tempo mi darà una risposta. Proviamo ad esempio con un'altra canzone dove era al contrario, diceva che era troppo ariosa, troppo alte frequenze, quindi vediamo un po'. In questo caso penso qui dovrebbero darmi veramente fastidi e qui un po' di meno. Proviamo. Mamma mia, fastidiosissima. Non è semplice, sapete? Sarà che queste ti senti veramente quella sprezza che ad esempio lui diceva che c'era in questo mix, in questa canzone. E poi quando mi rimetto queste la sento molto di meno. Quindi ora non so se mi devo abituare. Quei difetti che lui evidenziava di questi due mix li ho sentiti molto di più su queste, che costano di meno di queste. E tutti parlano sempre bene di queste. E di queste ne senti parlare di meno qui in Italia. Mi sono letto anche un po' di commenti, di pareri su dei siti stranieri e giustamente confermano un po' quello che poi io ho ascoltato, che comunque la 6,50 ha un timbro un pochino più corposo in basso, però la 8,80 può essere più equilibrata, però è più fredda, è senza anima. Quindi forse la 880 potrebbe essere più adatta per correggere determinate cose, mentre l'altra ha un suono comunque più avvolgente, no? Però la 880, essendo un pochino più scarica sulle basse, potrebbe farti poi magari aumentare le basse perché le senti di meno. Quindi poi una cosa tira l'altra, vedi? Dipende poi dalla tendenza che tu hai a mixare. Se sei uno che mette troppe basse, allora forse è meglio avere la Sennheiser in modo che ti regoli con quella. Se invece sei uno che mette troppe alte, forse con la DT880 Pro ci stai un pochino più attento. Potrebbe anche essere così. Non so, a questo punto mi viene da pensare che forse la 880 ti aiuta a capire di più alcuni particolari tipi di difetti, magari, rispetto alla 650. Ora mi dispiace, che devo fare? Ok? Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Mettimi un pollice, scrivi un commento, fai quello che cazzo ti pare. Noi ci vediamo al prossimo video. Pollice!